Una ferma richiesta di dimissioni alla maggioranza guidata dal sindaco Pasquale Juzzolino da parte dei consiglieri di minoranza Luigi Vertucci e Francesco Manzolillo, immediatamente rispedita ai mittenti dal primo cittadino. È stato questo il momento clou del consiglio comunale svoltosi ieri ad Atena Lucana, ma per la verità, per tutta la durata del pubblico consesso non sono mancate polemiche e contrasti, seguite con attenzione dal numeroso pubblico presente. Dai due consiglieri di minoranza sono arrivate aspre critiche di immobilismo al primo cittadino, respinte con fermezza da Juzzolino. Da segnalare la notifica da parte del sindaco del cambio della guardia in giunta, dove a Gaetano Caporale subentra come assessore Michelina Siciliano, alla quale sono state assegnate le deleghe alla cultura e alla scuola. In giunta resta in carica il vice sindaco Sergio Annunziata. Poi la votazione sullo scioglimento della convenzione per il servizio di segreteria, in comune fino ad oggi con Sant'Angelo Le Fratte. La richiesta, spiegato il sindaco, è pervenuta dallo stesso segretario comunale, Virginia Terranova, in procinto di prendere servizio presso un altro ente. Il consiglio ha approvato con i soli voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari della minoranza. Infine il primo cittadino ha dato lettura della lettera di dimissioni del consigliere comunale atenese Francesco Bellomo, al quale subentrerà Francesco Lacerra, primo dei non eletti. A questo punto si è innestato il polemico botta e risposta con la richiesta di dimissioni del sindaco. Noi non volevamo dimettere Bellomo, non è questo, noi vogliamo dimettere voi, tutta l'amministrazione, perché non siete all'altezza. Siccome non siete all'altezza, dovete assolutamente rassegnare le dimissioni. Questo ve lo chiede la cittadinanza, ve lo chiede Atena, ve lo chiedono tutte le persone con un minimo di buon senso. E tu, io penso che tu sia abbastanza intelligente, la sapendo. Spesso lo, come dire, ti si legge negli occhi, poi ti conosco da tantissimo tempo, pertanto uno slancio è di un tempo. Allora noi i carti quest'altro 2 anni e mezzo saremo comunque sempre a disposizione dei cittadini, come lo facciamo quotidianamente. Chi ci conosce sa che siamo sempre a disposizione, lo siamo tutti i giorni. Mentre voi facevate il comunicato alla televisione, oggi ero a Napoli a parlare anche dell'accelerazione. L'ho fatto subito dopo. È un mio compito, è chiaro che vedete io il mio compito. Noi state tranquilli, non ci metteremo, non vi fate questo tipo di strane. No, questa è una richiesta, io sono tranquillo, lo so benissimo, io sono tranquillo, parlare la nostra è una richiesta. Infatti, correremo con le gambe che abbiamo e penseremo con la mente che abbiamo. Quindi lavorate se volete cambiare, e quindi un po' per di noi. Grazie a tutti.